sui piedi, tutti i piedi al piso di mano, arriva il cross, tocca a Marco, mai saputo, la palla è entrata, è 2-2, ha segnato il Milan, al 97esimo, il pareggio, tutto solo piano, se ho visto bene, nel delirio finale, Marco ben saputo, è pareggio del Milan, Marco ben saputo, è pareggio del Milan, è successo una cosa incredibile. E non faccio gli applausi solamente al Milan per la rimonta finale, faccio gli applausi a Inter e Milan per lo spettacolo che ci hanno fatto vedere. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo sabato sera, perché spero di riuscire a far uscire questo video di sabato sera, data la mia connessione è molto difficile, ma ce se prova. Siamo tornati qui con la serie Il mio pensiero contro il pensiero del web, o comunque la serie in cui io parlo di calcio, dell'episodio più eccezionale della settimana, sta diventando, perché ne sta uscendo veramente un episodio a settimana, e voi ovviamente siete molto importanti per questa serie perché mi dite sempre la vostra, soprattutto su Facebook, e infatti vi ricordo di seguirmi su Facebook, sta comparendo un omino tipo me, che ovviamente vi indica di andarmi a seguire su Facebook, anche se quella è la pagina Facebook, non il profilo, però non penso ci voglia un genio per capire che il profilo di Facebook si chiami Federico Marconi. Oggi alle 12.30 si è giocato il derby della Madonnina, il derby di Milano, Inter-Milan, ed è finito 2-2. Intanto da segnalare ci sono due cose, perché sicuramente l'orario è stato caratteristico, ovvero quello delle 12.30, ma ovviamente è un orario caratteristico perché questo era il primo derby completamente cinese a Milano. Infatti l'Inter è cinese da ormai qualche mese, il Milan da qualche giorno, e quindi questa era, oltre ad essere la prima partita del nuovo Milan cinese, era proprio il primo derby completamente cinese. Vabbè, se siamo capiti. Dal punto di vista tecnico è stata una partita molto divertente, soprattutto nel primo tempo, perché all'inizio i telecronisti gli hanno un po' gufata al Milan, nel senso, nel prepartita si diceva il Milan quando gioca meglio non fa punti, perde, mentre quando difende e riparte riesce a ottenere buoni risultati. E non a caso, nel momento migliore del Milan che aveva già avuto qualche palla gol, anche l'Inter, però i rossoneri erano stati più pericolosi, in vantaggio ci va proprio l'Inter con Candreva. Successivamente è anche arrivato il raddoppio di Icardi, con un Milan che però dall'1-0 in poi si era un po' disunito, e alla pausa si va sul punteggio di 2-0. Ecco, nella ripresa emergono un po' quelli che sono i limiti delle squadre di Pioli in generale, ovvero tanto pressing nel primo tempo a metterti proprio sotto, poi nella ripresa ovviamente c'è un calo fisico che è umano, perché non è che poi fa tutta la partita a 100 km/h, no? Poi 100 km/h non è proprio tanto, cioè al massimo. Quindi i rossoneri si sono riversati all'attacco, trovando nessuna palla gol clamorosissima, però comunque mettendo in seria difficoltà l'Inter, che nonostante l'attacco degli avversari non riusciva a capire che ovviamente non poteva giocare fino alla fine in difesa. L'unica cosa da segnalare, l'unica contropiede da segnalare che c'è stato sul 2-1 è stato quello clamoroso con Eder e Biabiani, e il secondo che si è clamorosamente divorato il match point. Però per l'appunto, dopo il gol di Romagnoli, quindi all'83esimo, il Milan ha continuato ad attaccare sempre di più, ovviamente, l'Inter è ripartito col contagocce, fino all'ultimo respiro, e qui ci arriviamo perché ovviamente poi il web si è scatenato da questo punto di vista, ovvero su 5 minuti di recupero, e ci tengo a dire che sono partiti dal 46:30 i 5 di recupero, perché ovviamente Orsato l'ha detto, l'arbitro l'ha chiaramente detto, i 5 minuti partono da quando si ricomincia a giocare, perché ovviamente l'Inter, ma come in generale qualsiasi squadra che sta vincendo un derby, tende un po' a giocare con il cronometro, tendeva a giocare un po' con il cronometro, a far passare i minuti, eccetera, qualunque scusa era buona per perdere tempo. E Orsato ovviamente l'ha capito, e infatti nonostante avesse già detto i 5 partono da quando si ricomincia a giocare, quindi a 46:30, anche lì ogni volta che il gioco veniva interrotto a lungo, e per questo si arriva al 97esimo, lui dà un'occhiata al cronometro, vede quanto tempo si sta realmente perdendo, e quindi ovviamente non trattandosi di tempo di gioco effettivo aumenta il recupero, no? Per questo. E quindi si arriva all'ultimo rinvio, quando già eravamo teoricamente a 46:12 di Donnarumma, palla in avanti, a quel punto lui che fa? C'è calcio d'angolo per il Milan, sarebbe comunque scorretto non farlo battere. Battono il calcio d'angolo, la palla entra in porta, finisce la partita 2-2. E ovviamente, almeno dal punto di vista delle emozioni, è stato un grandissimo derby.
a parti invertite, ovviamente, però l'andata era successo il contrario, in modo un po' meno clamoroso, ma comunque c'era stato il pareggio dell'Inter a tempo scaduto con Perisic, e allora il web si è scatenato, signori, perché ovviamente chi parla di arbitri, chi parla di rimonte folli, chi richiama proprio quell'andata con Perisic, e poi ovviamente chi dice cose a caso, perché c'è sempre anche quello. Ma comunque andiamo a leggere quello che hanno scritto i nostri eroi. Subito dopo il fischio finale ho scritto su Facebook: il calcio è strano, Beppe, virgolettato, famosa citazione di Caressa e Bergomi, e per l'appunto sotto c'ho scritto: è Fabietto, diglielo che Beppe rischia l'infarto, perché tutti sappiamo che Bergomi, per ovvi motivi, anche per la sua carriera, sia di fede interista. E nei commenti vi siete scatenati, perché ovviamente, beh, era scontato, però la cosa che mi ha fatto più ridere è che di solito commenta, cioè ognuno dice la sua, e qui invece c'è chi diceva la sua e poi sotto una guerra per rispondere. Infatti adesso vi metterò degli screen. Ad esempio, Lorenzo ci scrive: l'arbitro è strano, mica il calcio. Ecco, io immagino che tu sia clamorosamente milanista, vero? Infatti, Federico Partenopeo, che c'è sempre all'interno dei nostri video, ci scrive. Lui, poi io mi chiedo: cazzo, sei napoletano? Perché? Vabbè, comunque, che c'entra? Non c'entrava nulla. Ma ci scrive: Madonna, quanto vi lamentate? Al che Lorenzo, non sapendo cosa rispondere, perché comunque aveva effettivamente notato dall'immagine del profilo di Federico che potesse essere di fede napoletana, ci scrive: pensa a Real Madrid, tu. Quindi aumentano gli sfottò che comunque ci possono sempre stare. E Vincenzo, altro napoletano, perché io scateno napoletani nei miei commenti, ci dice: giusta risposta di un interista che non vince da anni. C'è anche Federico che continua e dedica questa immagine di Zapata agli interisti, che tra l'altro penso che questo sia il primo gol in carriera di Zapata, perché veramente una pippa. E poi, sempre come state vedendo dagli screen, la guerra è continuata con foto di Donnarumma a caso, un'altra foto di Zapata, gente che piscia in testa da 6 anni ad altri, e poi vabbè, classiche cose che non stiamo qui ad analizzare. Poi però arriva Mattia, che un commento a parte, finalmente, ce la facciamo più a leggere quei commenti lì sotto, ci scrive: Fede, io penso che non si devono lamentare gli interisti, perché anche loro nell'ultimo derby hanno pareggiato al 90esimo. Che comunque ci sta, cioè come tipologia di commento, cioè il non lamentarsi perché anche loro hanno pareggiato al 90 si è figa come cosa, no? E quindi Lorenzo, sempre lui, ci scrive: 90 è diverso da 97. È forte in matematica. Non mi reputo un genio in matematica. Ah, ecco, non mi reputo un genio in matematica, ma per quello che ne so è così. Allora, che non c'entra un cazzo, perché a parte il fatto che Perisic non ha segnato al 90esimo, ha segnato tipo al 94esimo e comunque a 30 secondi dalla fine, quindi anche lì che c'entra? Non è che ha giocato fino al 97esimo perché l'arbitro c'ha niente a fare e non vuole fischiare, erano i minuti di recupero. Non so se sai che nel calcio esiste anche questo, cioè nel regolamento c'è scritto. Anthony ci scrive: giusto così, perché di 5 minuti si sono giocati 30 secondi, dato che l'Inter perdeva 40 secondi ogni volta che aveva la palla. Andanovic ha protestato 2 minuti. Milan che ha giocato maluccio, secondo me. Quindi lui ci ha fatto un'analisi tecnica e va anche a richiamare quello che abbiamo detto noi prima. E anche qui guerra dei commenti sotto. Niente, ragazzi, non si può andare avanti così. Perché c'è Claudio che scrive: ma 40 secondi a palla dove? Dove? Te incazza, Claudio, però, per favore, manteniamo la calma. Anthony allora gli risponde dicendo: quando aveva Vallandanovic per il rinvio quanto passava? È stato ammonito pure. Senti, fratello mio, secondo me tu hai una concezione sbagliata del tempo. 40 secondi sommando tutte le perdite di tempo al massimo. Sarà come dici tu, hanno ammonito pure Andanovic, è giusto perdere tempo, eh? E quindi Claudio scrive qualcosa che proprio non c'entra niente, cambiando discorso, e si butta su Montella, che all'andata aveva detto: se fanno gol al 95esimo e sembra che l'abbiano vinta, un po' di soddisfazione c'è, cioè è normale. Però comunque dai commenti del web cosa è emerso? Intanto, vabbè, ci sta che ci siano sfottato da una parte all'altra, e quindi questo è normale, il calcio. Ma è emerso soprattutto che in molti, ma succede praticamente sempre ogni volta che c'è, perché pura, io veramente un mestiere che non vorrei mai fare in vita mia è l'arbitro, perché quando ti va bene intesa in culo a nessuno, quando ti va male te la croce proprio sopra. Comunque, appunto, è l'arbitro un tema importante, e per l'appunto io voglio sapere cosa ne pensate voi. Ditemi qui sotto la vostra. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando gli auguri di buona Pasqua, perché domani è Pasqua, oppure oggi, non si sa quando uscirà questo video, però nel dubbio,
Un bacione e buona Pasqua. E poi in settimana tornerà la carriera. Inoltre questa sarà una settimana molto importante, ragazzi, perché su ogni canale dell'Ultimate Crew più sul canale di Home usciranno le challenge che abbiamo fatto l'altra settimana per il Romix e tutte le challenge di calcetto che appunto abbiamo fatto insieme. Sul mio canale uscirà sabato, quindi ve lo spoilerò già, preparatevi psicologicamente per sabato. Ma per il momento è tutto. Vi ripeto, like se il video è piaciuto, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Passate in descrizione per i miei social, che sono Facebook, Instagram e Telegram, almeno questi sono i più utilizzati, più attivi. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale, noi ci becchiamo con i prossimi video. Un bacione e bella regata.